Nella vita delle imprese che è in equilibrio, quindi considerato che negli ultimi anni le imprese cessate sono tante, le imprese che nascono appena appena riescono a rimpiazzare quelle che vengono fermate dalla crisi. Quindi lo scenario è ancora difficile e considerate che per chi ha analizzato l'andamento del mercato del lavoro negli ultimi 20 anni, la situazione è abbastanza statica, quindi in 20 anni i posti di lavoro sono stati tra i creati e i mantenuti, sono rimasti quelli. Quindi se bisogna dare prospettive giovani, è evidente che c'è da cambiare un po' gli ingranaggi di queste macchine, altrimenti queste macchine continuano ad andare con le marce ridotte. Quindi ben vengano delle iniziative come quelle che andrebbero replicate anche in altre dimensioni, perché anche le imprese esistenti, se cambiano il loro approccio al mercato, possono creare delle opportunità di lavoro facendo degli investimenti, cercando dei nuovi sbocchi. Quindi, quello che voi avete visto nel passaggio dal programma operativo 2007-2013 a quello 2014-2020 è per ora la conferma, dello strumento di cui parliamo, nidi e microprestito, che sono gli strumenti che agiscono sulle richieste, meglio, le proposte di investimento di taglia medio-piccola. E poi sono ripartiti gli strumenti come quello che si chiama titolo 2, i pacchetti integrati di agevolazione e vabbè, poi i contratti di programma per i progetti, di taglia medio-piccola.